Che tessera vuoi? Che colore ti piacerebbe di più? Rossa. Rossa, così, così. Il timbro ci sta, sono quelle timbre. Prima tessera, numero 25. Spazi si è dato come obiettivo di dare a Milano una città delle donne ed abbiamo più di 350 pre-iscritte. Il nostro lavoro ha portato il 24 settembre alla fondazione dell'Associazione di Promozione Sociale La Casa delle Donne di Milano, un soggetto che vorremmo portasse le donne a uscire dal chiuso delle case per incontrarsi in uno spazio pubblico e condiviso. La stesura dello statuto, credo, è stato un esempio del nostro modo di lavorare. È stato discusso e ridiscusso, virgola per virgola, in molte riunioni. Abbiamo discusso di come immaginavamo questa casa che potesse accogliere le donne di questa città e sulle modalità con cui gestirla. Per questo abbiamo deciso di costituire un'associazione di primo livello che privilegi la partecipazione di singole donne. Vorremmo essere un luogo di incontro. Finalmente siete iscritte e finalmente vi possiamo vedere. Mi piacerebbe conoscere il nome di tutte voi e spero che avremo tempo di conoscerci prossimamente. Questo spazio non riguarda le associazioni che già ci sono, ma offre ovviamente un qualche cosa intanto di simbolico importantissimo. Era un assunto che Milano fosse l'unica città praticamente in Italia e all'estero a non avere una casa delle donne. Negli anni 70 abbiamo occupato la prima casa delle donne di Milano in via Lungabella. Non so chi di voi se lo ricorda. È stata un'esperienza unica e spero che questa abbia una vita molto più lunga e ci sia d'aiuto per tutti. Mi sarebbe piaciuto venire qua con l'informazione che era stato formulato il bando. Oggi sono molto contenta di questa occasione che ci permette di conoscerci e di scambiare parole e progetti, soprattutto tra noi nuovi cittadini venuti da paesi lontani e a voi che qui avete il vostro origine. Una delle prime cose che sia importante da fare è appunto lavorare sul fatto che loro devono conoscere la nostra lingua molto bene e quindi per me questo è una delle cose principali da fare. Ogni donna sappia che si può rivolgere a qualcuno di noi che ha delle specifiche competenze e le mette a disposizione di tutte e soprattutto delle associazioni. Noi vogliamo una casa così, ci sarà la biblioteca, speriamo di farci un bar, cioè
delle aspettative